Quando Palamede arrivò ad Itaca per convincere Ulisse ad unirsi agli Achei per la guerra di Troia, gli dissero che l'eroe greco era diventato folle e passava tutto il tempo ad arare la sabbia della spiaggia con un aratro trainato da un bue. Palamede lo scaltro, Palamede l'inventore, conosceva il personaggio e decise di stare al suo gioco. Prese il figlioletto di Ulisse ancora in fasce, Telemaco, e lo depose a un metro dal bue che guidava il padre. Se avesse continuato, il bue avrebbe falciato il piccolo. Ulisse bloccò allora immediatamente l'aratro e mise fine così alla messa in scena accettando di seguirlo in guerra. Palamede aveva superato in arguzia e spietatezza il re dei tranelli, ma la pagherà molto cara. Ale, che stai a guardare? Maria, è da lì che arrivavano. Pronta? Certo! Peschiari, che sto scherzando. Allora, Claudia, tu sei un'ottima attrice. Sì, eh? Ma per fare questa parte, tu devi entrare nello spirito dell'isola. Sì, ma quale parte? Non l'ho capito manco io, però tu devi entrare nella storia e nello spirito di Ischia. Pitecusa, il suo genius loci. Sto libro è fondamentale. Ok. A Ischia? Si magna, si beve e si fischia. Sì, ma che c'è sta dietro sta massima magno greca? Lì è Sant'Angelo, poi Capri e dietro ancora la Sicilia, quella è la rotta dei Greci. E lì giù c'è il primo sito greco d'Occidente, tutto in 500 metri. Magari da lì ci è venuto pure Ulisse. I Greci venivano dall'isola di Eubea. Il re di Eubea, Palamede, fu quello che con un tranello smascherò la finta demenza di Ulisse e lo costrinse a partecipare alla guerra di Troia. When the music's over, cioè, lui ha fregato Ulisse. Hai capito che stirpe dei fidi una buona donna che è arrivata qui, proprio in questa baia? Ma tua madre è nata qui. Ma ho capito quanto è fiato boici. Dai, andiamo a vedere dove si sono fermati. In questo terreno dell'hotel è stata ritrovata una fattoria greca dell'ottavo secolo avanti Cristo. Roma era appena nata, il primo sito greco d'Occidente. Peccato che hanno dovuto ricoprire tutto per mancanza di fondi. Però hanno ricostruito il villaggio in un'ala del Museo Archeologico di Napoli, che si chiama proprio... Punta Chiarito? Sì, ma prima dobbiamo scendere! Dobbiamo capire! Prima scendiamo negli inferi! Aia! Calore!